Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi cercherò di fare una pescata molto particolare. Infatti siamo a caccia di serra e lampughe. Vedete, le canne sono già pronte. Una ho già lanciato il piombo che servirà solo per la teleferica. L'altra invece ha un palloncino per mandare l'aguglia in questa zona qui. L'acqua è pronta, tutto è già pronto. E ora cominciamo a cercare le aguglie che saranno la nostra esca. Primo lancio, subito la mettiamo in questa che possiamo chiamare vasca del vivo. Ecco qua, abbiamo già preso la prima aguglia, adesso preparo la montatura. Come vedete ho tutto organizzato qui dentro proprio per evitare che si possa arrugginire il cavetto d'acciaio. Allora, l'aguglia non è grande, utilizziamo un filo da 20 libbre con due ami. Io ho i finali già pronti perché ovviamente quando si fa sta pesca bisogna essere abbastanza veloci. E andiamo a innescare l'aguglia. Ecco qua, come vedete, piombo a perdere perché qui il fondale è parecchio scoglioso. Ora lo lanciamo, lo mettiamo in tiro. E comincia la teleferica vera e propria. L'aguglia è qui, vedete, è un bel pesce. Mi regolo l'amo in base a quanto è lunga l'aguglia. Questa è una bella aguglia. Allora, non la facciamo soffrire perché se poi dovessimo mettiamo proprio sotto pelle, uno e il secondo all'altezza. Ecco qua. Vedete, bella vitale. Adesso io qui ho un moschettone, subito. Questa è un'operazione che deve essere velocissima. La mandiamo più avanti possibile. Vedete, proprio una teleferica, come... Ora si riprende un attimino l'aguglia che si trova lì. Vediamo due secondi, perché giustamente adesso è stata un pochino maltrattata, possiamo dirlo così, no? Diamogli un secondo che si riprende. Ci siamo, eh? Eccolo! Niente. Si è venuto a prendere l'aguglia, incredibile. Eccolo, eccolo, c'è! C'è pesce serra. Lo tiriamo su di peso, questo è piccolino. Mamma mia ragazzi, un secondo! Avevamo appena cominciato, ho visto la canna, tutun tutun tutun, si è venuto a prendere l'aguglia qui sotto perché ancora non era partita. E io che cosa ho sempre detto? Che con l'esca viva non si può sbagliare. E abbiamo appena cominciato, eh? Allora vi faccio vedere anche un'altra cosa. Guardate questo pesce serra. È stato morso da un altro pesce serra. È un pesciotto questo, sul farà un chilo massimo, qualcosina così, ha ingoiato benissimo, vedete, guardate qua, si è mangiato tutta l'aguglia,
Fantastico. Questa è la pesca più bella del mondo. Ma 5 minuti, eh? Ora prendiamo un'altra guglia e prendiamo un altro serra. E ora, ragazzi, mi vado a pescare subito un'altra guglia. Eccola. Presa. Vieni, vieni, la guglia mia. Presa benissimo per il becco. Ora la lasciamo qui e via. E inneschiamo la seconda canna. Mamma mia, oggi è giornata di fuoco, ma abbiamo preso il serra dopo 3 secondi. Proveremo un altri 2 ami col cavetto da 15. Eccoli qua. Questo è pure un amo nuovo. Vediamo un po'. Ottimo. Via subito. Una canna sta già pescando, ora bisogna innescare l'altra guglia che fortunatamente ho già nel secchio. Ok, ora preparo l'altra canna e do la canna della guglia a mia moglie. Vieni, vieni, posa la telecamerina, va. Ragazzi, guardate, il serra è morto, l'abbiamo ammazzato, si è ingoiato praticamente tutto. Ora vediamo se riusciamo a slamarlo. L'ha tranciata praticamente. In realtà credo non fosse un solo serra, ma probabilmente erano più serra che l'hanno attaccata e l'hanno mangiata in più parti. Lui l'ha ingoiata dalla parte centrale, come fanno sempre, quindi dalla parte centrale qui, però ha beccato tutti e 2 gli ami, quindi prima quello che stava verso la coda e poi l'altro amo. Ora vi faccio vedere una cosa. Guardate il cavetto. È inutilizzabile, si è tolta la plastica. Questo lo possiamo anche buttare via. I cavetti sono usa e getta, eh? Guardate. Soprattutto quando se li ingoiano. Vedete, qui ha funzionato tutto la meraviglia. C'è questa pallona che, vedete, tiene fermo il mio moschettone con un piccolo stopperino. Ora questa la rilanciamo. Ora ripreparo tutto, non sto buttando nulla. Innescata la seconda guglia, finalmente stiamo pescando con entrambe le canne. Questa guglia rimane abbastanza in superficie e vabbè, non riesce ad andare più giù, ma non voglio neanche disturbarla troppo. Quest'altra invece sembra essere andata bene. Ora vediamo un po'. Mia moglie, pescando le aguglie, non so come, è riuscita a prendere una cernia che ributteremo alla velocità della luce. Ma come hai fatto? Non lo so. Qui c'è un movimento strano. Quando fanno i movimenti strani vuol dire che il serra ha visto la guglia. No. Mentre mia moglie sta recuperando una guglia, decido di fare un breve filmato da inserire insieme agli altri. E proprio in quell'istante, ovviamente, il serra mangia. Niente, questo l'abbiamo perso, eh? O sta nuotando verso di noi o l'abbiamo perso. C'è, eccolo. Serracchiotto. Serracchietto. Eccolo. Un altro serracchietto. Questo può essere che si slama, eh? Vediamo un po'. Tutti piccolini. Un altro bel serracchione. Eccolo qua. Secondo serracchione. Anche questo preso benissimo. Usiamo le pinze perché me ne so portate.
Vedete, gli ami stavolta hanno retto. Tutti della stessa taglia, eh? Siamo sul chiletto. Quest'amo è stato fantastico. Li ho presi da poco, dopo li metto in descrizione, ma funzionano alla grande. E ora abbiamo già un'altra guglia e peschiamo di nuovo. È stata una confusione perché mia moglie aveva preso la guglia, il serra boccava, io correvo di qua, non c'era il guadino, insomma, un casino. Però alla fine l'abbiamo tirato su. Non si tirano su di peso, ma io sono terribile. Pure stavolta il serra si è comportato come prima, cioè ha mangiato ma è rimasto lì. Infatti avete visto che mi dava le botte. Quando sono andato a recuperare sembrava non ci fosse nulla, quando il piombo invece è arrivato sulla girella ha sentito, si è spaventato e ha cominciato a correre. Anche qui un serracchiotto piccolino, ma avete visto, tirava molto più dell'altro per il semplice motivo che non era preso in gola, quindi gli faceva meno male l'amo. Come tirano i pesci dipende da come li prendiamo e anche dal pesce stesso. Lo stesso pesce a parità di peso non tirerà mai in egual modo. Oh ragazzi, il tramonto è il tramonto, eh. Ora se il sub non ci passa davanti altre 900. Pescatori surf casting, siete più bravi di me, non criticate il mio lancio, lo so, devo imparare. Mettiamo pure la seconda guglia, che mia moglie è stata bravissima. Vediamo come ha mangiato male purtroppo. Tagliamo il filo. Sopra sopra. Eccola qua. Pronta. Non la facciamo toccare sugli scogli. La imbraghiamo. Ok, mamma mia come nuota questa guglia. Ma io avevo visto che anche l'altra era un'ottima guglia perché stava andando alla grande. Ora, guardate che faccio. La faccio scendere un po' di più. Purtroppo questo è il dramma di queste scogliere, perché il piombo se si incaglia è perso praticamente. Quindi lo facciamo... è solo appoggiato e non posso far arrivare la guglia parecchio giù come farei in un altro tipo di fondale. Sono sporco, non c'ho un asciugamano, però ci stiamo divertendo da morire. Prima è successo l'inferno qua, perché registrando non è facile. Ci riproviamo. Qualche minuto dopo succede il delirio vero. Stavo parlando con un altro pescatore quando abbocca il terzo serra, inaspettato. Mentre abbocca fa cadere la canna, io per prenderla faccio cadere tutto il poggiacanne e invece di cominciare a registrare spengo la GoPro. Prendi l'altra canna. E mia moglie, una volta che salva la canna, invece di registrare, non so per quale motivo, scatta due foto. Finalmente di tre telecamere riusciamo ad accenderne almeno una. Oggi è proprio la giornata di serra, eh? E siamo a tre. Guardate come ha mangiato bene questo qui. Addirittura mi ha portato via la canna. Stavo parlando con quel simpaticissimo sub. Poveraccio. Non ce ne siamo accorti, ma ha buttato via la canna. Corri, 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 corri. E alla fine era lui. Un altro serracchiotto, tutti uguali. Si è allamato con l'amo. Ha mangiato dalla parte della testa. Si è ingoiato l'altro amo e l'altro gli si è agganciato qui durante il combattimento. Ragazzi, la teleferica funziona, io lo dico sempre. Beh, mi sono proprio divertito oggi, eh. L'avrei voluto far recuperare a mia moglie, ma purtroppo quel poggiacanne ci ha un po' tradito. Ragazzi, che dire, questo è stato il pesce serra più veloce che io ho mai preso nella mia vita. Forse neanche 3 minuti che avevo buttato la guglia, subito ha mangiato. Poi... ovviamente avevamo pochissimo tempo, c'è anche un sub, poveraccio, deve tornare indietro, quindi alla fine magari li sta spaventando. Non è un serra grande, questo è un serra che forse un chiletto e due, un chiletto e mezzo massimo. Vedete? È stato aggredito, questa non è una ferita fresca, è probabilmente già di qualche giorno. E questo vuol dire che ci sono anche serra parecchio grandi qui che girano. La teleferica secondo me è la pesca più bella che ci sia. È impegnativa, ci vuole tanto tempo perché bisogna fare l'esca, bisogna pescare,
Però io vi posso garantire che se c'è il pesce, con la teleferica mangia, se facciamo le cose per bene. A differenza di altre tecniche, alle quali purtroppo i pesci sono un pochino abituati e che non danno gli stessi risultati. Ora ci facciamo quest'altra mezz'oretta. Questa intanto è la chiusura. Se vi faccio vedere qualche altro pesce, l'abbiamo preso dopo che abbiamo chiuso, perché sicuramente il cielo sarà un pochino più scuro. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividetelo. Se vi fa di vedere altri tipi di pesca simile, chiedetemelo e cercherò di fare il possibile. Ci vediamo alla prossima. E ora speriamo di prendere quello grosso.